l'accordo siglato tra la Regione Veneto e il governo è un primo banco di prova su cui si è misurata, diciamo, la richiesta di autonomia. È soltanto, io penso, l'inizio, che dimostra la grande complessità della materia, che non può essere affrontata con leggerezza, anche se nel giro di 3 mesi è stato fatto un grandissimo lavoro. Oggi si tratta di entrare più direttamente all'interno delle materie che vengono richieste di esercitare direttamente, tenendo presente che però le materie non sono separabili in modo con l'accetta, potremmo dire, fra quello che fa lo Stato, fa la Regione. Noi dovremmo cercare di condividere politiche pubbliche. L'articolo, quello riguardante la dotazione finanziaria, segna un primo step importante, perché dice sostanzialmente che le risorse che verranno assegnate alle regioni verranno determinate in termini di fabbisogni standard e in termini di compartecipazione al gettito. Cosa significa? Che si andrà ad analizzare la spesa delle funzioni dello Stato su tutto il territorio nazionale, individuando cosa serve a ogni singola, cioè in ogni singolo territorio più che in ogni singola regione, per l'esercizio da parte dello Stato di quelle funzioni, e su questa base trasferire la propria quota alla regione che chiede di gestirlo autonomamente. Dall'altro lato stabilisce che lo fa in termini di compartecipazione al gettito, ovvero sia non è lo Stato che dal suo bilancio trasferisce alla regione quella quota di competenza che serve, ma è in via definitiva che dalle entrate fiscali prodotte da quella regione una quota a parte servirà a finanziare le funzioni trasferite. Mi rendo conto che sono materie molto tecniche, però le premesse che sono state indicate in questo accordo e quindi un risultato decisamente positivo, soprattutto se consideriamo che l'articolo 116 del terzo comma della Costituzione vige dal 2000, sostanzialmente 2001, e in 17 anni non aveva fatto nessun passo in avanti. Oggi si è costruite delle prospettive su cui dovremo misurarci tutti, Stato e Regione.